Una squadra costruita per vincere e penso che quello che ho visto oggi arriverà molto lontano. Però dispiace perché nel nostro momento migliore abbiamo fatto degli errori, abbiamo preso gol perché l'abbiamo comunque raddrizzata in un certo senso la partita e poi stavo uscendo fuori l'Avellino. Peccato perché abbiamo preso subito gol e abbiamo delle disattenzioni e se hai queste disattenzioni con queste squadre ti puniscono. Angelo, il rischio è che i tifosi e anche la piazza si concentri tutta sulla difesa. A te che sei il capitano, qual è il messaggio rispetto alle critiche che stanno avendo? Ma io penso che mi dispiace molto per loro perché ci tenevano molto a questa partita, hanno fatto tanti chilometri. Però, come ho già detto nello spogliatoio, basta, fra 2 o 3 giorni abbiamo un'altra partita e concentriamoci su quella perché abbiamo la possibilità di rifarci e quindi ben venga il più presto possibile, ecco. Io mi conoscete bene, non è che comunque mi metto comunque a raccontare, a sintetizzare comunque l'accaduto. Rigore netto, poi se non può parlare neanche il capitano e sposta i propri calciatori perché deve parlare lui e fanno i protagonisti perché stiamo a Verona, vabbè, andiamo avanti, però saremo più forti di tutto. Angelo, ti riporto anche l'umore dei tifosi che chiaramente non è dei migliori. Tu quando metti la faccia di solito dici sempre cose importanti. Ricordo l'anno scorso noi conquisteremo la salvezza e così è stato. Adesso c'è da cambiare marcia e promettere magari questa prima vittoria che non arriva e cambierebbe molte cose anche da un punto di vista psicologico. Ma io ho parlato con i ragazzi, secondo me quest'anno si sta creando un grandissimo gruppo, penso che abbiamo bisogno di una vittoria per smontare tutto da dosso. Abbiamo gente giovane che ha tanto entusiasmo, quindi può essere una grossa risorsa. Ora niente, abbiamo 2 o 3 giorni per rifarci e abbiamo bisogno di questa vittoria. Io penso che appena arriverà questa squadra andrà lontano. Grazie.